passi che udivo nella strada larga delle feste, i biscotti da mangiare caldi prima delle corse, il cuore in gola fra i tanti venuti in camicia con gli ultimi sudori dell'estate. Era sempre quello, il caffè sotto i portici, la lanciata in fretta, la conta degli ultimi spiccioli e la mano ferma di mio padre, la voce che mi rimproverava la macchia sui calzoni. Poi la visita al miracolo, gli occhi chiusi di mia madre, il solco di quella trincea scavata in cima ai ronghi e ai tetti, il grumo di carne che un tempo era ostia, le parole bisbigliate sull'uscio e il settembre spavaldo dei cavalli, la calca alle staccionate e gli zoccoli nell'ombra dei recinti. Allo sparo d'avvio moriva ogni grido, ma sapevo che dopo tre giri sarebbe tornata a stringersi la mano nella mia, a farsi più sicura la presa fino a casa, fino al sollievo consueto dei ritorni. È importante, è fondamentale secondo me che l'artista, tutti noi che a vario titolo pratichiamo delle arti, noi scriviamo, io tendo a tenerlo nascosto perché la confessione mi sa un po' di alcolisti anonimi, però anch'io scrivo poesie, quindi tutti noi che pratichiamo delle arti, è bene che ci interroghiamo sul senso del nostro agire, che operiamo una riflessione filosofica su quello che facciamo, che ci poniamo dei problemi, perché appunto è molto semplice essere degli esperti settoriali di una materia, è molto semplice essere quelli che in Germania si chiamano i Fachidioten, gli idioti della materia, cioè le persone che appunto conoscono in maniera molto approfondita il loro segmentino minuscolo di sapere, il loro ambito. Questa è proprio un'attitudine tipicamente accademica. Invece il pregio di questo volume, uno dei pregi di questo volume, è proprio il tentativo di far dialogare ambiti disciplinari che sono molto diversi, perché appunto gli autori del volume e la curatrice evocano la sociologia, la mass mediologia, i nuovi media, quindi evocano le neuroscienze, la storia, quindi è tutto un discorso che mira a sviluppare un pensiero critico e consapevole su ciò che sull'attività che viene svolta da chi fa arte. Vi ringraziamo di essere intervenuti a questa piccola reading che abbiamo organizzato proprio all'ultimo minuto grazie alla disponibilità dell'Associazione degli Amici della Musica di Fedele Fenaroli. Pregio armata, degna di laude e di tutto onore, che parte voi non fu ancora nata, né si compiuta di tutto valore. Pare che in voi dimori ogni fiata, la deità dell'atto di un amore di tutto compimento siete ornata, e la dolcezza di tutto bellore. Che il vostro viso dà sì gran lumera, che non è donna che ha già in sé beltate, che a voi davanti non s'ascuri in cera. Per voi tutte bellezze sono affinate, e ciascun fior fiorisce in sua maniera, lo giorno quando voi mi dimostrate. Attribuzione incerta al maestro Inuccio oppure al Guido Guido.
Rappresentare, questo è la scuola di Caravaggio, la verità di un povero bambino che sta nei campi, storpio, ma che è veramente come se l'avessimo davanti. La grandezza di questo pittore che si chiama Ribera è di raccontare la vita, come fa Velázquez, con una grande immediatezza, con una grande verità, dipingendo le carni, dipingendo anche la malattia, come si vede in questo ragazzo, con il sorriso di uno che alla fine si dà una ragione della sua vita. E questa è la scuola napoletana attraverso questo pittore spagnolo che lavora a Napoli. Abbiamo detto, possiamo fare adesso un riferimento a tre dipinti che indicano tre scuole diverse. Quella caravaggesca, il soggetto è sempre lo stesso, il soggetto è una Cleopatra, e vediamo allora un'artista molto conosciuta, 72, che si chiama Artemisia Gentileschi, una allieva di Caravaggio, realista come Caravaggio, nota perché è la prima femminista, è la donna che ha denunciato il suo stupratore, che non ha mantenuto le promesse e quindi lo porta in tribunale. È una donna forte e dipinge una donna forte, che vedete.